Eccoci qua. Io sono un giornalista di professione, questo signore non solo mi ha presentato con un elemento di disturbo da escludere dagli accrediti, io sono venuto qua a un evento in estate con Marco Travaglio, lavorato. Posso molto chiedere bene. Una gentilezza? Sì, diamo un grazie. No, qua c'è l'ingresso. Basta. No, il signore semplicemente mi perseguita da anni. Ovunque egli sia, io non posso né fare attività giornalistica con accredito, neanche in un posto pubblico da incensurato, soprattutto con una testata giornalistica che si chiama vannizagnoli.it, non è un blog, addirittura ho da 3 anni il ROC, registro, operatori comunicazione, sono qualificabile a una TV, sono qua anche per Teletricolore, nel senso che dove non c'è nessuno il direttore valuta i miei lavori e magari li pubblica, come la rapina al Barmeri, di cui lei sa, le mie immagini. Signore, non solo mi diffama perché dove sono conosciuto, dove vengo raramente, mi affaccio e lavoro, signore, senza nessun, come dire, criterio, va e dice: Zagnoli non deve entrare neanche pagando il biglietto. Zagnoli, mi diceva, è un provocatore. Se io sono un provocatore, e non è vero, lo faccio in reazione ai suoi atteggiamenti vergognosi, disgustosi. Signore, davanti a Italghisa, con l'appoggio di polizia, mi impediva anche solo di restare in macchina al lavoro nel parcheggio. Soprattutto, in maniera disgustosa e incredibile, evento del comune alle Reggiane, eravamo a maggio-giugno, c'è un momento stampa, io arrivo tardi, c'è il meglio della città lì. Digli chi c'era. Sì, no, mi scusi, è che ci sono precedenti ad persona, quindi c'era gente, un evento, l'inaugurazione al padiglione, non ricordo quale, un padiglione 17. C'era un evento. C'era. No, io lavoravo per la sicurezza. C'era gente, un momento stampa, ma qui erano invitati molti personaggi, io arrivo tardi perché prima ero impegnato in un altro evento del comune in città, arrivo, mi introduco, parlo con l'ufficio stampa che mi dice, il braccio destro del sindaco, che la comunicazione si chiama Giovanni Magnani, mi dice: Vanni, quella è la tua persona, vai da lei, fai una chiacchierata delle tue, come fai tu in un video, si chiama Emi, una ragazza che lavora per il comune alla comunicazione, quello è un esempio. Arriva il signore e mi prende quasi con la forza davanti a un ufficio stampa. No, perché me lo sono schiantato. No. Prima mi ha confermato che si è deciso Emi. Quella sera lei mi dice, e gli mi disse: no, non ti posso dire più. Quella sera è andata così, l'evento è stato, c'era tutta la e soprattutto più che poteva accedere. Io sono dovuto restare. Senta, fuori. Posso parlare no, io? Finisco io perché. Posso parlare? No, vorrei finire io. Quindi sono stato tenuto. Io devo andare a lavorare. Io a me viene impedito di lavorare. No, lei perché sta... se lei vuol fare una denuncia, sì, allora assolutamente. Io do il mio. Lei fa tutta questa relazione, certo, in caserma, certo, fa tutto quello che vuole. Ma chiederò i danni a lei e alla sua agenzia. Però io adesso vado a lavorare. Benissimo, okay? Faccia pure. Allora, io l'unica cosa che non posso dire è che io non è che mi sì. Il signore, come diceva lui, no? Era perché lui andava. Sì, ma è il telefono. Andrea,
a Milano, che ho visto prima, a un evento di prima. Il comandante addirittura, bravo. Sì, sì, oggi la gente. Oggi. Lui oggi non sa che... Come ha detto Stampa? Io sei a me detto Stampa? No, l'ha detto Stampa. Vabbè, quello che sei, il giornalista, non ti sei accreditato, non è stato detto al telefono, nessuno ha telefonato per farti accreditare, ma voi ingresso. Ma basta io perché ho una testata giornalistica come una tua. Con loro, se tu non ti accrediti tramite mail, sai benissimo che loro non sono obbligati a farti entrare. No, ma un conto è a credito non pagando il biglietto. A credito come giornalista. No, scusi. Come giornalista. Scusi, ok? Sono due piani. Bene. Il signore mi impedisce di fare attività giornalistica, cioè il signore dice Zagnoli sarà anche un giornalista, ma è un elemento dunque di molestia, di disturbo. Questo. Due, con il biglietto, pagando il biglietto, non so quanto si paga, stasera c'è Cristina D'Avena, un grande personaggio della TV italiana, della quale vorrei fare tre minuti di legge, di spettacolo, eccetera. Poi mi piacerebbe assistere allo spettacolo, speravo gratuitamente, senza la sua presenza non c'era un problema. Quindi mi viene impedito di fare i tre minuti, di fare un'intervista. Quando esce, egli la braccherà fisicamente per impedire solo di filmare lo spettacolo della stanza, se mai riceverò. Non solo, non pago, mi impedisce di entrare pagando il biglietto, come se io fossi un pregiudicato. Questo è inaccettabile. Persona che semplicemente dice io parlo di far parte, cioè non sto nel senso che non sto parlando di lei come persona o di lui come la dietro sicurezza, io parlo di una linea generica. Linea generica la dietro sicurezza ha fatto la persona se non entrare, se per la dietro sicurezza la persona che reca disturbo può impedire l'ingresso. Anche dove si paga questa cosa? Sì, perché non è un luogo pubblico, è un luogo aperto. Il luogo pubblico è la piazza dove ti può dare chiunque. Il luogo aperto pubblico è un luogo privato per qualcuno. Dove c'è appunto di sicurezza che valuta le persone. Faccio esempio pratico, se c'è un ubriacone che tutte le domeniche viene qua e vuole entrare, preventivamente lo dico, questo qua è uno che tutta volta crea problemi e non ripetete di entrare. Ma è per la sicurezza totale. Io sono stato qua. Dopo, non è riferito a lei, ovviamente. No, è riferito in maniera generica. Perché io vengo per esercitare la... Ma io non so che cosa... Allora, lei non può venire senza essere accreditato e autorizzato a venire in un locale pubblico con il cellulare attaccato e filmare la gente. Ma non filmo... Ma non dica stupidate, lei lo fa. Perché lei, se andiamo sul suo profilo YouTube, è pieno di queste cose. Di minori soprattutto, di minorenni. Io voglio procedere con una querela e chiedere i danni e a lui e alla sua agenzia vorrei avere gli estremi perché è più giusto vengo a fare. Ma io chiedo i danni a questo signore, alla sua agenzia, non c'è un reato. C'era il vostro comandante? No, ha detto che c'era il comandante là alle Reggiane, gli ha detto di non farlo entrare. Io non lo so, io non ho detto ma ha detto il comandante. Io non so. È una delle pagliacciate che ha appena detto un minuto fa. Ha appena detto. Ho detto c'è
appena davanti il vostro comandante e mi hanno detto di mandarla fuori, ma non me l'ha detto il comandante. Ah, ok. Okay. Oggi c'è, anche se fosse io non c'ero, posso dire chi avrò. Oggi c'è la fuori, c'era anche il comandante della... C'erano tutti. Io, prima di tutto, mi hanno rubato un telefono, quindi ne ho un telefono e due computer, ho filmato l'evento, ok? Allora, mi scuso, era i 25 anni dell'Università di Modena, ovviamente non si può. Ero l'unico, come in tanti corsi, anche stasera, fu l'unico che ho visto presente. Fortunatamente non c'era questo signore, che per la verità non è l'unico, ma ho filmato l'evento, ho filmato panoramicamente i presenti. Alla fine, in un paese civile, c'erano i nomi degli ospiti, ho fatto vedere le sedie con i nomi, ho fatto l'intervista al rettore, al prorettore insieme, con un mezzo di fortuna col computer, perché il telefono era bollente, quindi ho esercitato senza l'intromissione di gente che di proposito mi impedisce di lavorare e lo impedisce a una testata registrata che non è un blog, per la quale peraltro io lavoro di base gratis e mi spiego, per andarmi a scontrare con un energumeno che ovunque egli sia dice a tutti, lui è andato dentro a dire Spagnoli non lo facciamo entrare per nessun motivo. Questo è contro la legge, perché io vengo qua per lavorare, io chiedo non scusa. Vengo qua da ubriaco. Dati. Sì. Sono i miei dati. Molto bene. Lei può fare tutto quello che vuole, io vado a lavorare. Benissimo. Mi chiedo scusa se abbiamo scatti. Io ho da fare dentro. Sì, sì. No, io è assolutamente falso anche questo, perché i signori stanno qui davanti. Da quando sono arrivato il signore si è rimasto qui davanti. Quindi la sua credibilità è pari a zero. Qui lui dice che deve entrare, è rimasto qua, io sono qua. Da dove vengo io? Da dove sono venuto io prima? Da dove vengo? Immediatamente.